Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare dei nuggets di pollo così come li mangiamo nei fast food, ma fatti in casa quindi più salutari perché sappiamo cosa ci mettiamo all'interno. Allora, gli ingredienti sono 500 g di petto di pollo che io già mi sono fatta già tritare dal macellaio perché non avevo molto tempo, ma voi se volete potete tritarlo in casa con un buon frullatore. 3 fette di pan carré che ho già mollato in acqua, 2 uova, pan grattato quanto basta, farina quanto basta. Poi io userò della salsa di soia, un cucchiaino di senape se piace e poi spezie a piacere, quindi userò la paprika. Poi ho qui dell'aglio in polvere, sale quanto basta e olio per friggere. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione. Eccoci pronti per la preparazione. Allora, ho qui il pane che, come vi dicevo, ho ammollato con acqua. Andrò ad aggiungerci il nostro petto di pollo tritato. Quindi andiamo a formare l'impasto. Poi andiamo ad aggiungerci un cucchiaino di sale circa, un paio di cucchiaini di aglio in polvere se piace, potete aggiungerci anche della cipolla tritata, iniziamo ad amalgamare bene. Poi passerò alle mani. Ok, a questo punto vado a metterci anche un cucchiaino di senape, continuiamo ad amalgamare, e 2 cucchiaini di salsa di soia, se piace sempre. Non tanti perché abbiamo già aggiunto anche il sale. Però come avete visto sale ne ho messo davvero poco per 500 grammi di pollo. Aggiungo anche un po' di paprika e vado ad amalgamare bene con le mani. Eccolo qui, una volta impastato bene. Il nostro impasto è pronto. Ora andiamo a formare i nostri nuggets. Allora, andiamo a fare la pallina come se facessimo delle polpettine e andiamo ad appiattire un po' il tutto, dandogli una forma allungata, come siccome sono i nuggets dei fast food. Ora, cosa andiamo a fare? Li andiamo a passare prima nella farina. Poi nell'uovo, mi aiuterò con una forchetta. E da qui andiamo nel pan grattato. Eccolo qui. Il mio primo nuggets di pollo è pronto. Lo adagio su un vassoio rivestito con carta forno e procediamo con gli altri. Quindi avete visto, sono davvero semplicissimi. I vostri bambini impazziranno. Naturalmente, se ci sono dei bambini, potete anche non metterci la senape o la paprika piccante, metteteci delle spezie un pochino più delicate. Pan grattato. Davvero molto molto semplici. Ed
Ed eccoli qui, i miei nuggets di pollo sono pronti per essere cotti. Eccoci pronti. In una padella ampia ho messo a riscaldare dell'olio di semi. Adesso aspettiamo che l'olio raggiunga la temperatura e poi friggiamo le nostre pepite. Eccoci qui. Possiamo friggere i nostri nuggets. E ora aspettiamo che cuociano. Eccoli qui, i miei nuggets di pollo sono pronti. Guardate, ve ne ho anche aperto uno per mostrarvelo bene all'interno. Spero che metta a fuoco, meraviglioso. Poi io li ho messi in una ciotolina e al lato ho messo la mia salsa preferita, che è la senape, ma voi vi potete sbizzarrire con tutte le salse che preferite. E niente ragazzi, vi assicuro che sono una vera delizia. Provateli e poi fatemi sapere. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!